prontissimi. Tra poco c'è la Campina delle Brusche. Buonasera a tutti, Telebelluno. Buonasera. Buonasera. Buonasera, questa è la seconda puntata dei... Questa è la seconda puntata di... Buonasera, questa è la seconda gara della Gran Prix Latte Brusche. Benvenuti dunque al nostro ormai tradizionale appuntamento con Gran Prix Latte Brusche, settimanale, tutto dedicato allo sci giovanile. Un ringraziamento particolare va allo sponsor che c'è sempre vicini nell'organizzazione, che aiuta quindi il comitato e a sua volta tutte le società che organizzano il circuito. È importantissimo perché senza il circuito Latte Brusche noi non riusciremo a creare il vivaio che poi si porta alle categorie superiori e alle categorie giovanili. Seconda della stagione per baby e cuccioli ad Alleghe per la Belluno Bassa e a Passo Montecroce, dove ci troviamo, per la Belluno Alta. Ma i numeri della Belluno Alta sono intorno ai 180-190, oggi c'era qualche defezione, ho sentito, per l'influenza che ha decimato un po' le squadre, ma comunque 180 partenti è sicuramente un numero importante e significativo, che si abbinano poi e si sommano a quelli della Belluno Bassa che sono altrettanto, quindi direi che come Belluno muoviamo circa dai 360 ai 380 giovani atleti che vanno dagli 8 agli 11 anni, penso che meglio di così non si può sperare. Nonostante tutto, numeri importanti. La provincia di Belluno, un po' perché abbiamo la facilità di avere la neve vicino, le piste, le società impianti, eccetera, sicuramente se guardiamo il panorama veneto, a livello di categorie giovanili rappresenta più del 50%. Come comitato provinciale, siete soddisfatti? Io credo di poter dire che già i numeri che ci sono oggi sono più che soddisfacenti, considerando che le nascite sono diminuite, comunque sono diminuite, e che ci sono tante forse possibilità e alternative rispetto ad una volta, e quindi ci sono anche altri sport, altri divertimenti, altre passioni che incombono e quindi si decimano un pochino i numeri. Noi come sci alpino possiamo essere sicuramente soddisfatti. Andiamo al cancelletto di partenza. Temperature abbondantemente sotto lo zero, ma uno scenario davvero incantevole che ha fatto da cornice a questa gara perfettamente organizzata dallo Sci Club Domegge. Ultimi consigli prima della discesa. Che si divertano, specialmente, che imparino a sciare bene, yeah! Si divertano. All'attacco. No, aspetta, no, che sentono i trucchi gli altri. No, me li tengo i consigli. Cattivi. Sci girati verso la prima porta. Spingere. 5, 4, 3. Vai Mia, via! Come hai sciato ieri e l'altro ieri, che è livello deciso, va bene? Se cadi, se non arrivi, se ci metti troppo, non ha nessuna importanza, ok? Ti sei incastrata con le racchette. Non è mai successo. Perché bisogna lavorarci un attimo, la prossima volta lavoriamo un po' di più sulla partenza. Io ero nervosissima alla partenza. Sì? Sì, mi hai detto di stare calma 20 volte. Brave, andiamo a cambiarci, dai. Atmosfera sempre gioiosa. Sì, questi bambini amano proprio sciare. Un po' tutto, cioè non c'è una cosa in particolare che mi piace. Mi piacciono tutte le cose dello sci.
A me mi piace tanto sciare, è lo gigante che mi piace anche la discesa, però non la posso fare, era così piccolo, però perché mi piace la velocità nel generale dello sci. Quindi vorrei andare bene in questa gara e auguro a tutti i miei compagni una buona fortuna. Bisogna essere responsabili e aver passione e farli divertire e usare le giuste dosi di agonismo. Dicevamo della perfetta riuscita di questa manifestazione sportiva che il presidente dello Sci Club Domegge, Francesco Marengon, ha voluto dedicare alla memoria del compianto imprenditore Enrico Cian, sostenitore sempre generoso e discreto dello Sci Club. Siamo ai podi, ecco la classifica della categoria baby femminile. Dalla quinta alla prima posizione nell'ordine: Ludovica Di Dio, Sci Club Cortina, Annalisa Siorpaes, Sci Club Druchet, Mia Sichel, Sci Club Cortina, Margherita Zoldano, Sci Club Cortina, Isa Maria Stella Trentin, Sci Club Druchet. Categoria baby maschile, quinta posizione per Lorenzo Masini, Sci Club 18, quarta posizione per Clemente Gandini, Sci Club Cortina, terza posizione per Andrea Salvati, Sci Club Druchet. Seconda posizione Mattia Valente, Sci Club 18. Prima posizione per Zaccaria Trevisan, Sci Club 18. E siamo alle cucciole. Quinta posizione per Camilla Gandini, Sci Club Cortina. Quarta per Ginevra Gorian, Sci Club 18. Seconda posizione ex aequo Arianna De Martin Topranin, Unione Sportiva Valpadola, e Sveva Lombardo, Sci Club Druchet. Primo posto per Lucia Vecellio Oliva, Sci Club Auronzo. La classifica dei cuccioli: quinta posizione per Alessandro Guerresco, Sci Club Druchet, quarta per Matteo Cenerini, Sci Club Druchet, seconda posizione per Alvise Mazza, Sci Club Cortina, seconda per Edoardo Baldo, Sci Club Cortina, primo posto per Vittorio De Pieri, Sci Club Druchet. Nella classifica per società, terzo posto per Sci Club 18, al secondo Sci Club Druchet, primo posto per Sci Club Cortina. Ed è tutto per questa seconda puntata, grazie per averci seguito, noi ci troviamo domenica in Nevegal per seguire la Belluno Bassa e in TV. Ci vediamo martedì prossimo e state tutti sulla TV e andate su Telebelluno.